La camorra è diventata imprenditrice, è un dato ormai acclarato. La sua ricchezza si fonda non solo sul racket, l'usura, le armi e la droga, ma anche e soprattutto sui grandi investimenti. Anche nell'area torrese e stabiese la forza del clan sta assumendo nuove forme, come ci spiega il presidente dell'osservatorio anticamorra Tonino Scala. Per quanto riguarda l'attività imprenditoriale, quindi il salto di specie, c'è il dato dei fiori, il mercato florivivaistico che c'è nell'area soprattutto pompeiana, a cavallo tra Castellammare, Torre e Pompei. C'è il grande business della droga, però c'è un altro dato che fuoriesce, non direttamente tenendo conto le attività che vengono svolte sul territorio, ma in che modo la camorra stabiese soprattutto sta investendo in altre aree del territorio attraverso l'acquisizione di alberghi. Penso alla Spagna, penso a investimenti fatti in Emilia-Romagna e anche a grandi investimenti fatti in Penisola Sorrentina. Nuove forme di controllo, ma anche nuove alleanze e nuove spartizioni del territorio. Negli ultimi mesi cresce la tensione a Torre Annunziata e a Castellammare, dove è in gioco il riassetto degli equilibri criminali, come dimostra anche l'agguato di domenica mattina a Piazza Fontana Grande. E dopo la morte di Michele D'Alessandro, c'è con i vari clan che tentano di prendere in mano oggi non più solo esclusivamente l'intera città, ma pezzi di città, pezzi di quartiere, c'è la preoccupazione della faida. E mentre la forza dei clan cresce, il potere di controllo di interi quartieri da parte degli amministratori locali e delle forze dell'ordine si riduce. Insomma, se pensiamo che con le telecamere si sconfigge la criminalità organizzata, stiamo da un'altra parte, cioè stiamo con la testa da un'altra parte. Se non si interviene con il recupero sociale, culturale, perché no, anche strutturale, penso che non andremo da nessuna parte. Contrapporre al sistema camorra un sistema Stato, questa, secondo Tonino Scala, la formula per abbattere il potere delle cosche. O si lavora e si lavora con la stessa logica della camorra, quindi facendo sistema attraverso le istituzioni, la scuola, le forze dell'ordine. Solo in questo modo si può realmente avere una rete capillare di legalità e riportare legalità sul nostro territorio.